Passo subito a presentare gli interventi di oggi. Sarà una sessione dedicata soprattutto al testo visivo, quindi autobiografie nei testi visivi. La prima relatrice di oggi è Maria Giulia Dondero, che è Senior Research Associate al National Belgian Fund for Scientific Research e insegna Visual Semiotics all'Università di Liegi. La sua area di specializzazione è la semiotica della fotografia, più in generale direi la semiotica del testo visivo. Si occupa di immagini scientifiche, di teoria dell'enunciazione nel linguaggio visivo e di big visual data. Ha pubblicato cui un libro intitolato Le son du visuel à l'épreuve de l'image scientifique con Jacques Fontanin nel 2012 e poi anche un altro libro del 2009, Le sacré dans l'image photographique, il sacro nell'immagine fotografica. E, per dire molte cose sulle tante attività di Maria Giulia, vi ricordo solo che è una delle cofondatrici e direttrice della rivista Signata, che è una delle riviste del settore della semiotica. Io la ringrazio tantissimo per essere qui. Oggi ci presenta un intervento dal titolo Dalle visioni mistiche in pittura alla fotografia contemporanea. Prego, Maria Giulia. Grazie mille, Jenny. Allora, condivido il mio PowerPoint volevo semplicemente dire che effettivamente abbiamo avuto un piccolo problema di connessione, nel senso che abbiamo capito tutto quello che hai detto, ma perdendo ogni tanto il video. Quindi ovviamente, vabbè, se doveste perdere il mio video, fatemi sapere in qualche modo. Perché io penso di avere una connessione abbastanza buona, però sono in una casa nuova, quindi non ho lunga esperienza, insomma. Va bene, io ringrazio calorosamente Jenny Ponzo per avermi invitata a questo interessantissimo ciclo di seminari che conto di seguire in buona parte, soprattutto per riprendere confidenza con una questione, quella della rappresentazione della spiritualità, che ho purtroppo rinunciato a investigare in questi ultimi anni. Per introdurre quindi il mio intervento di oggi, che porterà sulla relazione tra fotografia, magico e sacro, mi permetterò di cominciare con qualche nota biografica sulla mia ricerca passata. Le questioni legate al sacro e alla spiritualità mi hanno occupato all'inizio del mio percorso di ricerca, ma non ho poi, a partire dal 2007, dopo la pubblicazione del mio libro Fotografare il sacro, potuto proseguire su queste tematiche. Si tratta di 14 anni fa ed è terrificante ammetterlo. Si sente qualche rumore, non so, forse c'è ancora qualche microfono aperto, vabbè. Mi fa immensamente piacere incontrare oggi dei ricercatori che si occupano di santità e in maniera così originale e innovativa come i ricercatori di Nemo Sancti. Quando nel 2006 mi sono allontanata dalla ricerca sul sacro è stato perché ho cominciato a consacrare le mie forze allo studio del ruolo dell'immagine nel discorso scientifico e di divulgazione, durante due postdottorati in Francia e in Belgio. Ma ho capito molti anni dopo che il lavoro che ho fatto per tanti anni sull'iconografia dei buchi neri, li vedete qui, e su altri oggetti non direttamente sperimentabili in astrofisica, cioè oggetti invisibili e solo teorici, era un modo per continuare la mia ricerca sulla rappresentazione dell'invisibile, del lontano, dell'incommensurabile, che avevo già iniziato appunto con lo studio della rappresentazione religiosa in pittura e con la rappresentazione del sacro in fotografia. Perché in effetti nel libro Fotografare il sacro si è trattato di andare alla ricerca non solo e non tanto della citazione fotografica dell'iconografia religiosa stabilizzata in pittura, casi come questo, per esempio, dove la fotografia riprende
delle architetture di forme, diciamo, che ricordano delle iconografie più o meno stabilizzate in pittura, ma di capire come la rappresentazione della trascendenza si sia spostata su altri oggetti e soprattutto su altre relazioni nell'ambito della produzione fotografica contemporanea. Se nel dominio del religioso, infatti, i luoghi e le modalità del senso sono già fissati in figure ed eventi e quindi non si tratta che di raggiungerli e conformarsi, nel dominio del sacro le cose sono diverse, perché nell'ambito del sacro niente può essere fissato in anticipo e neanche cercato. E non si tratta di rendere pertinente la relazione bene-male, ma quella sensato-insensato. Molti autori mi hanno aiutato a lavorare sulla nozione di sacro. Ma l'aiuto decisivo l'ho avuto dagli scritti di Gregory Bateson, da Verso un'ecologia della mente a una sacra unità a Dove gli angeli esitano, e in particolare dalla sua idea di sacro come ecologia inviolabile, relazione salutare tra gli oggetti o le persone che stanno in relazione. Il profano sarebbe quindi, per opposizione, tutto ciò che è violato, disperso, slegato, ma anche tutto ciò che è ostentato, previsto, preconfezionato. In questo senso è ovvio che avevo reso pertinenti dei corpus da studiare sotto la dimensione del sacro, che possono non essere a prima vista riconducibili a nessun evento religioso né a una tematica unica. Si è trattato soprattutto di corpus dove l'uomo è messo in relazione con la malattia, la morte, col tempo che passa, con la coscienza della sua finitezza, come per esempio nel caso di Duane Michaels, vedete qui una serie che si intitola La condizione umana. Vedete anche qui che tra riflessioni sul sacro e oggetti dell'astrofisica si possono trovare delle affinità, ci torneremo dopo. E insomma, con grande umiltà che mi presento qui oggi, avendo lasciato dietro di me queste riflessioni, oggi ho deciso di riprendere un lavoro che avevo fatto nel lontano 2005, quando mi ero occupata della relazione tra fotografia e magia. E nello stesso tempo lavoravo ancora sulla pittura religiosa, soprattutto a partire dai lavori di Victor Stoichkita, e in special modo del libro Cieli in cornice, mistica e pittura nel secolo d'oro dell'arte spagnola. Cieli in cornice è stato un libro molto importante per me in quegli anni, perché studiavo i modi in cui si era rappresentata la trascendenza in fotografia a partire da quella sedimentata nella tradizione pittorica. Il problema principale può essere riassunto così. La fotografia è un'immagine prodotta da un processo di impronta, assolutamente legata al prosaico del reale, ma dobbiamo per questo motivo rinunciare a immaginare un potere riflessivo e comunicativo della fotografia rispetto al sacro, allo spirituale, ai valori per cui vale la pena vivere? Non dimentichiamo che la fotografia è prima di tutto impronta di luce. Come già dicevo nelle prime pagine di Fotografare il Sacro, alle teorie della fotografia come specchio del reale e della foto come prelevamento dal continuum del reale si erano opposte già a partire dagli anni 70 dell'Ottocento non solo teorie, ma anche e soprattutto pratiche fotografiche che potessero superare la concezione meramente riproduttiva che relegava la fotografia a semplice registrazione dell'hic et nunc e che le negava il diritto a entrare in quello di Baudelaire, in quello che Baudelaire, pardon, famoso detrattore della fotografia, chiamava dominio dell'impalpabile e dell'immaginario. Queste pratiche fotografiche, che miravano a mostrare che la fotografia può rappresentare qualcosa al di là del presente, del qui e ora, posto davanti all'obiettivo, sono innanzitutto quella scientifica, che ha sempre avuto come obiettivo la cattura dell'invisibile, in particolare quella medica, considerata come un mezzo di rivelazione dell'energia psichica delle malate isteriche. Ricordiamo il grande Lieberman dell'82, sulle malate isteriche, la salpêtrière, e la fotografia spiritica, che registra sulla lastra l'aura dell'anima dei morti. Se da una parte quindi i primi teorici hanno interpretato l'immagine fotografica come documento del reale, dall'altra, fino dalle prime fotografie, il carattere misterioso del dispositivo fotografico, ossia il deficit di sapere socializzato sull'istanziazione della traccia fotografica, e proprio gli errori tecnici
e gli altri eventi legati alla lunga esposizione delle pellicole ha portato a interpretare ogni effetto inspiegabile di un'esposizione alla luce come manifestazione di forze ulteriori sulla superficie dell'immagine. Si è arrivati così a considerare la fotografia come un dispositivo rivelatore che registra le forze che appartengono a un ordine superiore di manifestazione. Inoltre, è necessario notare che l'effetto di congelamento del tempo attribuito alla fotografia può alterare la persistenza del catturato sulla lastra, il durare del rappresentato, come trascendente rispetto all'ordinario fluire della vita. Insomma, almeno tre caratteristiche della pratica fotografica in generale possono essere ascritte come caratteristiche che permettono di pensare alla relazione tra la fotografia e il trascendente. 1. La fotografia può essere rivelazione sulla carta di un qualcosa che non viene visto mentre lo si fotografa e che rivela tratti della realtà non visibili a occhio nudo. Questo è il caso, per esempio, della fotografia spiritica, ma anche medica e astronomica. 2. La fotografia è sempre stata legata alla rivelazione, soprattutto per quanto riguarda il processo che avviene nella camera oscura, dove si rovesciano i rapporti delle forme da negative a positive, dove possono emergere nuove relazioni tra la luce e le ombre. 3. La fotografia è, anche a causa della sua relazione con il processo verificatosi con la sindone, il velo che funziona come una fotografia sviluppata, in stretta relazione alla tematica della morte e della resurrezione. Oggi vi parlerò di fotografia spiritica e di una serie di fotografie contemporanee che portano l'attenzione sulle domande fondamentali dell'esistenza umana. Ma prima di farlo, mi scuso di tutte queste premesse. Vorrei ripartire dal tempo in cui cercavo di capire quale fosse, sul piano dell'espressione, l'equivalente in fotografia delle nuvole presenti nella pittura religiosa e soprattutto nella pittura delle visioni mistiche. Vedete qui la Santa Cecilia, l'incoronazione della Vergine e la visione di San Bruno. Tra i diversi metodi pittorici per separare l'ordine, per distinguere l'ordine del celeste da quello terrestre, c'era sicuramente quello di mettere in scena l'ordine trascendente attraverso colori realistici e attraverso dimensioni straordinarie. Vedete qui i corpi che si allungano per avvicinarsi a Dio, di El Greco, perché effettivamente, come diceva Deleuze molto bene nel suo libro sulla pittura di Bacon, cito, con Dio tutto è permesso. Cito più lungamente, non bisogna dire se Dio non c'è, tutto è permesso, è esattamente il contrario, perché con Dio tutto è permesso, è con Dio che tutto è permesso. Non soltanto moralmente, dato che le violenze e le infamie trovano sempre una santa giustificazione, ma proprio esteticamente e in maniera ancora più decisiva, perché le figure divine sono animate da un libero lavoro creatore, da un'immaginazione che ci si permette ogni cosa. Il corpo di Cristo è davvero lavorato da una ispirazione diabolica che lo fa passare per tutti i domini sensibili, per tutti i livelli di sensazione differenti. Fine della citazione. Cristo in pittura sarebbe quindi da trattare dunque in un certo senso come un corpo senza organi deleuziano, un corpo attraversato dalle sensazioni a diversi livelli. È quello che mi sembra che accada in El Greco. Ma il motivo più ricorrente per separare i due ordini, terrestre e celeste, come già affermato, sono sciate, sono sempre state le corone di nuvole. Studiando diversi corpora di immagini fotografiche pertinenti rispetto al discorso del sopraterrestre, mi sono accorta che sul piano dell'espressione quel che corrisponde alle nuvole in quanto oggetto di separazione è lo sfocato, le forme auratiche. Perché al di là della diversificazione tematica dei corpus presi in considerazione per capire come la fotografia contemporanea si impossessi della tematica del sacro e la sviluppi, diversamente ovviamente da quella religiosa, indipendentemente da quella religiosa, quel che ritorna in diversi corpus è la figura dello sfocato, i corpi auratici. Ma cosa dobbiamo intendere per aura? La nozione di aura è stata sviluppata, come tutti sapete, da Benjamin in diversi momenti, a partire dalla fine degli anni 20, nei suoi scritti sull'hashish e sulle esperienze auratiche che questa sostanza produce, quali per esempio quelli della memoria involontaria. L'aura è qui intesa come il contrario dello shock, dello scatto, è senza forma e senza forza, è durativa e incantatrice.
Le definizioni che ci interessano di più si trovano nella breve storia della fotografia del 31 e nell'opera d'arte all'epoca della sua riproducibilità tecnica del 36, dove Benjamin riflette sull'efficacia cultuale e le basi magico-religiose dell'arte. Nella breve storia della fotografia, Benjamin esamina la bassa sensibilità alla luce delle vecchie pellicole che produce aloni sulla lastra fotografica. A questo proposito definisce l'aura, come tutti sapete bene, come un singolare intreccio di spazio e di tempo, l'apparizione unica di una lontananza per quanto possa essere vicina. Nell'opera d'arte all'epoca della sua riproducibilità tecnica, Benjamin associa l'aura all'unicità dell'opera d'arte, al potere cultuale dell'originale pittorico e all'efficacia della sua autenticità, della storia della sua produzione. L'aura si presenta come la relazione tra un soggetto e un oggetto, all'interno della quale il soggetto percepisce l'oggetto come avvolto da un velo sacrale. Questo sigillo auratico deve essere pensato come una zona vaporosa che circonda l'oggetto e gli conferisce la sua patina artistica. Questo è vero non solo per l'originale pittorico, ma anche per i primi daguerrotipi, che non è possibile riprodurre perché hanno un supporto materiale unico come il dipinto. Per Benjamin, dunque, i daguerrotipi conservano l'aura dell'esemplare unico e quindi l'efficacia dell'originale. L'intensità della sacralità dell'originale sembra invece esaurirsi, svuotarsi, consumarsi a causa dell'estensione quantitativa delle diverse stampe. Anche il daguerrotipo, dunque, come il dipinto originale, testimonia della traccia dell'atto produttivo unica e può irradiare l'effetto auratico nell'hic et nunc, cioè nel presente dell'osservazione. L'occorrenza intensiva dell'aura è quindi una funzione della relazione tra il passato della produzione, l'atto dell'istanziazione, e il presente dell'osservazione. Questa connessione tra il passato e il presente produce una coimplicazione tra l'atto di istanziazione e quello di ricezione, dal momento in cui l'originale valorizza allo stesso tempo l'osservatore come testimone della testimonianza stessa dell'opera. Come afferma Pierluigi Basso nel suo libro Il dominio dell'arte, semiotica e teorie estetiche del 2002, l'esperienza estetica di un'opera autografica supera di gran lunga l'esperienza estetica della sua testualità. Cito: si può attribuire all'originale dell'opera autografica un surplus di significato, cioè un valore semantico supplementare legato al fatto di essere una traccia sensibile dell'istanziazione. Questa eccedenza di senso nell'incontro con l'originale è dovuta al senso dell'intersezione tra il percorso esistenziale del soggetto che guarda e il percorso storico dell'opera. Fine della citazione. Come ci mostra questa rapidissima analisi, l'aura è, in primo luogo, un intreccio di spazi e tempi diversi. L'aura dell'opera originale mette in copresenza lo spazio e il tempo del produttore, che è riproducibile, e quello dell'autore, durante il quale paradossalmente si riattualizza il momento dell'atto passato. In secondo luogo, l'aura è da intendersi come un alone, una zona nebulosa, senza contorni definiti, che avvolge i corpi, li isola, li separa da tutto il resto, li protegge e allo stesso tempo li sacralizza. Vediamo quindi che il potere auratico può essere analizzato secondo due livelli di pertinenza semiotica, quello dell'oggetto e quello della testualità. Affrontiamo prima il livello di pertinenza semiotica della fotografia come oggetto. Fin dalla nascita della fotografia è stata riconosciuta una forte efficacia dell'oggetto fotografico. Una funzione sia malefica che benefica, tanto che la fotografia è sempre stata manipolata, abbracciata, tagliata, bruciata, considerata come un oggetto dai poteri quasi magici e al di là dei suoi poteri e dei suoi caratteri puramente testuali, plastici e figurativi. A questo proposito possiamo fare riferimento a Barthes che, sebbene non teorizzi l'aura esplicitamente, descrive in La Chambre Claire questa intersezione di presenze spazio-temporali e questa copresenza tra soggetto e oggetto che sembra caratterizzarla. La fotografia della madre di Barthes nel giardino d'inverno è auratico, quasi magico, essenzialmente al fatto che testimonia le tracce del rapporto di presenza tra il fotografo, la madre di Barthes, il fratello della madre e l'osservatore presente.
Il potere di questa immagine trascende le sue qualità testuali. Emana dalla memoria discorsiva dell'oggetto, cioè dal fatto che il fotografo era davanti a sua madre in quel momento passato, come lo è l'osservatore qui e ora. Con Benjamin potremmo dire che l'efficacia dell'aura qui è dovuta all'annullamento della distanza spazio-temporale tra l'atto produttivo della fotografia e l'atto di osservazione. L'atto produttivo si risveglia, si riattualizza, produce un circuito di presenze. Ma è necessario soprattutto ricordare che la foto della madre di Bart nel giardino d'inverno non è inserita nel testo, resta invisibile per il lettore, proprio per suggerire il suo surplus di senso, il suo surplus di significato, che va ben oltre la sua configurazione puramente testuale. Se l'immagine fosse mostrata e dunque riprodotta, perderebbe la sua aura. In questo senso potremmo concepire una stessa attitudine oppositiva alla riproduzione che accomunerebbe Benjamin e Bart. Nel caso di Bart, chiaramente non esplicita. Inoltre, la foto della madre di Bart, oltre ad essere invisibile in quanto testualità, possiede anche una patina. Le tracce del tempo passato sono iscritte sulla carta. Bart la descrive così. Cito, era una fotografia molto vecchia, cartonata, con gli angoli smangiucchiati, d'un color seppia, smorto. Fine della citazione. Anche se Bart non parla esplicitamente di patina, in un certo senso è proprio la patina dell'oggetto, la patina del tempo passato che produce l'aura della fotografia. Non si tratta più soltanto dell'atto produttivo, ma anche dell'atto ricettivo, della manipolazione. La patina testimonia del passaggio del tempo attraverso la stratificazione delle tracce, le tracce dello sguardo talmente ripetuto e della manipolazione fra le dita. Per riprendere la citazione che Benjamin fa di Proust, di alcuni motivi in Baudelaire contenuti in Angelus Novus, cito, certi amanti del mistero vogliono credere che rimanga qualcosa negli oggetti degli sguardi che li hanno toccati. Fine della citazione. La patina conserva le tracce della manipolazione e le offre allo sguardo attuale dell'osservatore. La patina è dunque un operatore di conversione dal passato al presente. Se per Bart la definizione generale dell'essenza della fotografia è il saete, questo saete non basta a nostro avviso a spiegare l'efficacia di questa esperienza della fotografia e ci appare in un certo senso come l'esatto contrario dell'aura. Perché sia l'aura che l'estato si riferiscono a una relazione tra presente e passato. Sono entrambi intersezioni di presenze, ma è l'orientamento enunciativo che cambia. Nella relazione implicata dall'estato, l'osservatore si proietta nel passato, all'indietro. In un certo senso, l'estato rimanda a uno stato passionale di malinconia, mentre nell'intersezione delle presenze auratiche si tratta proprio di una convocazione del passato nel presente dell'osservazione, di un'epifania. La traccia diventa auratica dal momento in cui fa germogliare il passato nel presente. Se l'estato è una visione archeologica, cioè una proiezione del soggetto nell'archivio dell'evento fotografato, l'aura, al contrario, costituisce una proiezione di questo evento nell'hic et nunc della ricezione. Consideriamo ora un secondo livello di pertinenza dell'aura, quello della testualità. Nadar, nel suo saggio del 1900, quando ero fotografo, sostiene che la fotografia cattura pellicole che si staccano dai corpi dei soggetti fotografati. Queste pellicole che si staccano dai corpi vengono testualizzate sulla lastra fotografica come aloni, zone nebbiose, involucri vuoti, incarnazioni di arie. Alla fine del XIX secolo, la presunta capacità della fotografia di rendere visibile l'anima del soggetto ritratto è stata sfruttata sia negli ambienti medici che nelle scienze paranormali. Nei circoli medici e occultisti l'aura divenne sinonimo di effluvio vitale e di anima. La produzione fotografica del dottor Hippolyte Baraduc, specialista in malattie nervose alla Salpêtrière, ha teorizzato la relazione tra aura e testualizzazione dell'anima. A questo proposito, Jumeau Lafont, in un articolo pubblicato su internet in un sito che si intitola Mucri Photo,
porta la sua attenzione su una famosa foto di Baraduc intitolata Bambino che guarda un fagiano morto, pubblicata nel libro del medico intitolato, questo libro, L'anima umana, le sue luci e l'iconografia del fluido invisibile. Jumeau Lafont afferma che, scusate, cito, l'anima attira la forza cosmica e quest'ultima, molto opportunamente, viene ad onorare la piastra della sua presenza. Un'aureola brumosa incorona il bambino e fluttua nell'aria. Un velo concentrico lo circonda, gli tesse attorno la sua maglia grigiastra e letargica. Fine della citazione. Didi Huberman prende anche egli in considerazione nell'invenzione dell'isteria le fotografie degli psichiatri della Salpêtrière, in particolare questa fotografia di Baraduc. Per gli psichiatri della Salpêtrière, l'aura sarebbe la rappresentazione sulla lastra fotografica di forza vitale, di corpo fluidico e di altre manifestazioni invisibili della psiche umana. Ecco perché la fotografia è stata concepita come un dispositivo rivelatore. Come afferma Daniel Grojnowski nel suo libro Fotografie e Langage, cito, già nel 1842 Draper aveva dimostrato che l'esposizione della lastra fotografica del daguerreotipo durante 15 minuti veniva impressionata da radiazioni luminose, infrarosse e ultraviolette, non visibili a occhio nudo. La fotografia spiritica e poi metapsichica ne ricava il fatto che un negativo fotosensibile apre una porta su un mondo a lungo percepito in lontananza, spesso intrapercepito. Era entreaperçu, non so se ho corretto bene, se ho tradotto bene. Se nella fotografia spiritica, come vedremo, l'alone dell'aura mette in scena la manifestazione dell'ultraterreno, questo alone nella fotografia medica è letto come un indizio per il futuro. Nel contesto medico, infatti, esso serve per diagnosticare e prevedere il futuro. Nell'invenzione dell'isteria, Didi Huberman afferma che, cito, vedere armati di una macchina fotografica diventa non solo probatorio di ciò che si vede e anche di ciò che normalmente sarebbe invisibile e solo intravisto, ma diventa anche suscettibile di previsione. Fine della citazione. Riassumendo, potremmo dire che, secondo i suggerimenti di Benjamin, possiamo interpretare l'aura in due sensi. Uno, come un involucro che circonda il corpo di un oggetto e due, come una testualizzazione di aloni e zone luminescenti dai contorni indefiniti. Se da un lato l'aura si riferisce all'oggetto, alla sua autenticità, alla sua efficacia quasi magica sui corpi degli osservatori, dall'altro descrive configurazioni testuali indecise che mettono in gioco forze misteriose e inspiegabili. Se abbiamo distinto l'aura nei suoi diversi livelli di pertinenza semiotica, aura come efficacia dell'oggetto cultuale e aura come testualizzazione del sovraterrestre, mostreremo alcuni esempi di testualizzazione dell'aura nella fotografia contemporanea. Ci stiamo arrivando. Come detto prima, la testualizzazione dell'aura è stata interpretata da critici e teorici come la testimonianza visiva dell'inserimento dell'evento straordinario nell'ordinario. Se nella tradizione sociologica e antropologica i discorsi magico e sacro sono spesso combinati e entrambi riguardano un'intersezione di presenza, tenteremo di distinguere quando la fotografia dell'auratico si iscrive all'interno di un circuito magico e quando, al contrario, si riferisce a una relazione sacra. Nella fotografia spiritica, l'iconografia dei fantasmi e degli spiriti si identifica essenzialmente attraverso due strategie. Si va dalla rappresentazione del fantasma e dello spettro, qui vedete una fotografia di William Mamler, ritratto di Moses Doe con lo spirito di Mabel che ha le caratteristiche di un corpo umano preso attraverso una particolare modulazione della luce materia, e si arriva fino alla rappresentazione dell'aura in quanto alone. Dal fantasma con sembianze umane alla nebulosa di luce, nella fotografia occultista, ci si arriva attraverso un processo di spoliazione delle forme del corpo e di aumento dell'intensità luminosa che produce un'intensità che sembra traboccare e superare i limiti dell'involucro. Vediamo soprattutto qui.
Queste due foto di John Betty risalenti al 1872 ci mostrano invece delle sedute spiritiche con l'evocazione e l'arrivo dello spirito. È questa iconografia che ci interessa di più perché materializza gli spiriti dell'aldilà attraverso l'alone, un'irradiazione dell'infra e ultravisibile. L'iconografia dell'aura nella fotografia spiritica mette in scena l'aura che è allo stesso tempo tutte le forme e nessuna e costruisce una semantica dell'indefinito, dell'incommensurabile. La fotografia occultista mette in scena un luogo dove avviene l'intersezione delle presenze, l'incontro tra due spazi e tempi diversi, quello dell'altrove e dell'allora e quello dell'Iketnunk. In questo senso, la fotografia spiritica incarna la definizione di Benjamin di aura, poiché rende visibile l'evento invisibile, un singolare intreccio di spazio e di tempo, l'apparizione unica di una lontananza, per quanto possa essere vicina. Le forme auratiche incarnano l'eccesso dell'evento soprannaturale rispetto al terrestre attraverso la visualizzazione di forme senza forza che sembrano superare la visione ordinaria. La fotografia d'arte contemporanea riprende l'iconografia dello spirito e dello spettro. Nella serie di quattro fotografie intitolate La vera identità dell'uomo di Duane Michaels del 75, viene messa in scena la relazione tra l'uomo e le forze soprannaturali, dall'uomo come animale all'uomo come Dio, ma anche come energia e come spirito. Queste forze soprannaturali si manifestano sul suo corpo, annullando la sua consistenza, nel caso dello spirito, e i contorni delle sue forme, nel caso del Dio. Per quanto riguarda lo spirito, si tratta di forze in movimento. Veniamo alla questione annunciata già dall'inizio, del mio intervento, la differenza tra il circuito magico e la relazione sacra. Siamo partiti dall'aura intesa come relazione tra spazi e tempi diversi e siamo arrivati all'analisi dell'iconografia dell'aura, che visualizza l'inserimento della forza soprannaturale nel fenomenico. Cosa unisce allora l'aura di Benjamin, intesa come involucro sacralizzante che circonda gli oggetti originali e i loro osservatori? E l'aura vista come testualizzazione in una nebulosa di luce che mette in relazione il visibile e l'invisibile? In entrambi i casi si tratta di rendere conto di un'intersezione di presenze. Qual è la relazione tra l'intersezione di presenze, l'origine e il presente della contemplazione di un'opera d'arte originale, e la testualizzazione di questa nebulosa di luce senza forma e di bassa densità materica? La contemplazione dell'originale pittorico del daguerrotipo riempie la distanza tra due spazi e tempi diversi, cioè emerge un surplus di presenza e un surplus di significato. Ed è proprio attraverso l'aureola che si dà nel visibile la figurativizzazione di un'eccedenza, poiché l'aureola rimanda a una forza che va oltre i limiti del suo involucro. L'aura di un'opera d'arte è prodotta dalla relazione tra la mano del produttore e lo sguardo dell'osservatore, da un confronto tra due temporalità e due spazi, due cronotopi che trovano un interstizio comune. L'iconografia dell'aura si riferisce anch'essa a un interstizio che rende possibile la comunicazione tra due livelli di manifestazione, due ordini di realtà, il trascendente e l'immanente, come ci hanno mostrato gli esempi della fotografia spiritica, che la produzione sia la produzione. Sia che la produzione fotografica contemporanea di Michaels. Queste due serie di fotografie spiritiche e le due serie che abbiamo visto di Michaels, ma tornerò su quella che abbiamo visto all'inizio, mettono in relazione il naturale e il soprannaturale, il lontano e il vicino. Un modo è la relazione magica, l'altro è quella sacra. Sia la relazione magica che quella sacra si verificano quando sul piano della sequenza degli eventi, che fanno parte del causalismo ordinario, abbiamo la manifestazione di qualcosa che riguarda uno spazio-tempo, un luogo che è di origine e di ordine trascendente rispetto al livello fenomenico. Essendo questo livello fenomenico quello del radicamento dell'esperienza, l'aura deve sempre assumere una quasi forma che abbia un minimo di rilevanza individuativa e una sintassi paragonabile a quella fenomenica.
Se il magico e il sacro devono trovare in qualche modo un interstizio, devono apparire in una forma figurativa in qualche modo riconoscibile e comunque come il prodotto di una qualche sintassi figurativa, anche se paradossale. Di fronte a manifestazioni particolari come quella del fantasma o la trasformazione dell'uomo in un essere luminoso, oppure, come abbiamo già visto qui, trasformazione dell'uomo in una galassia, percepiamo che c'è una sintassi figurativa in queste rappresentazioni, ma che non è pensabile completamente analoga a quella che appartiene al mondo fenomenico. Per quello ho parlato prima di una qualche sintassi figurativa. È come se il suo percorso riguardasse un altro ordine di cose, un universo parallelo. In questa serie, progressivamente, la luce, la rivediamo, in questa serie, progressivamente, la luce che scende sull'uomo, dall'illuminazione al neon, della metropolitana, avvolge il corpo del giovane fino a cancellarne i contorni e la consistenza. Nelle ultime due sequenze, la configurazione luminosa della galassia riempie la cornice dell'immagine. In questa serie si passa così dalla relazione dialogica dell'uomo che ci guarda negli occhi e da una situazione di vita quotidiana alla relazione lontana, impersonale, e alla visione dell'incommensurabilmente lontano, la galassia. Siamo passati dalla rappresentazione della vita quotidiana a quella della distanza siderale. Prendiamo l'esempio dell'immagine spiritica del fantasma. Il fantasma è e non è presente. Non è copresente perché non è sullo stesso piano di realtà. Noi cogliamo un interstizio e vediamo così che una dimensione estranea al piano fenomenico ha trovato una possibilità di determinazione, quando parlavo di una qualche sintassi figurativa, una possibilità di determinazione, una qualche forma di traducibilità sul piano della sintassi figurativa. Assume il ruolo di luce smaterializzata, riconducibile a una sintassi figurativa anche se diversa, altrimenti non saremmo in grado di coglierla. Magia e sacro, anche se entrambi si manifestano con la nebulosa di luce, quindi attraverso la manifestazione di una sintassi figurativa appena afferrabile e identificabile, mi appaiono come eventi diversi in questi due corpus. Il discorso magico della foto spiritica non si riferisce ad una visione intesa come eccesso di vista ordinaria, ma si riferisce ad una visione da verificare. Perché ci sia magia, lo sguardo si pone come istanza certificante. La magia ha a che fare con il fantastico, la continua oscillazione epistemica tra la spiegazione naturale e quella soprannaturale. Mentre il magico collega l'ordinario allo straordinario, il magico può sempre ripiegare o meno sulla spiegazione naturalistica, il sacro invece impone, come vediamo, mostra bene la condizione umana di Michaels, che il valore straordinario decida dei valori ordinari, li trasformi, li strutturi, crei un centro di riferimento. Nel momento in cui questo mondo è straordinario, la discesa della luce, decide l'ordinario, lo sovrasta, esso è concepito come depositario dei valori del mondo ordinario. Se l'ordine è altro, quello straordinario, decide di quel che accade, allora è già un ordine sacro. Se il magico riguarda i valori manipolabili, come chiaramente percepibile negli esempi fatti delle sedute spiritiche, il sacro invece è qualcosa di non manipolabile, non modificabile. In questo caso, come nel caso di Van Michaels, l'ordinario dipende dal sacro per diventare significativo, per acquisire una finalità. Questo è molto chiaro, come già detto, nella serie The Human Condition di Michaels, che presenta una situazione ordinaria, l'uomo sulla piattaforma della metropolitana, e il sopraggiungere di una situazione straordinaria. È questo che Michaels mette in scena. Qual è il valore della nostra condizione di essere umani, della vita e del suo trasformarci fino al momento dello svanire? Come afferma Cassirer, il piano dell'esperienza quotidiana è disperso e precede quella strutturazione che solo l'esperienza del sacro è capace di dare. Attraverso la rottura indotta dal sacro, che vediamo in questa serie, del continuum, attraverso la rottura indotta dal sacro, del continuum slegato e insensato del quotidiano, l'evento sacro è visualizzato qui come atto di totalizzazione, completamento. Vedete che costruiamo una totalità, una forma totalizzante che è quella della galassia. Ma anche questa totalizzazione è anche
una sorta di fondazione del mondo e dei valori e del loro orientamento. Attraverso il sacro, come afferma Eliade, si crea una rottura di livelli. Il sacro implica una frattura e lo vediamo chiaramente in questa serie. La visione sacra funziona diversamente dalla visione magica. Le vediamo in atto nelle due serie, nelle due diverse serie, che nella visione magica, le vediamo in atto queste due visioni nelle due diverse serie. Se nella visione magica lo sguardo trafigge la realtà e coglie il soprannaturale, nella visione sacra è il soprannaturale che trafigge lo sguardo dell'osservatore e lo riempie completamente, come in questa ultima immagine. La visione del soprannaturale dipende dal soprannaturale stesso, in questo caso non è attivata dall'uomo e dalle sue tecniche, ma si impone. La visita dell'aldilà parte dall'aldilà, è il distale che ci destina, potremmo dire. Tutto questo avviene in relazione al problema del senso. Infatti, nelle fotografie delle sedute spiritiche si ha a che fare con il ritorno evocato degli assenti, in Michaels la domanda fondazionale fatta su di noi e sull'origine. Come afferma Fraser, la magia non è solo caratterizzata dalla concezione di un mondo impregnato di forze spirituali, ma piuttosto dall'idea di una vera e propria legalità naturale e quindi dall'idea di una sequenza stabile nel corso degli eventi, nella quale lo stregone si interpone aderendo alle leggi che la regolano. Non è quello che succede nella dimensione sacra, dove esiste un momento di frattura inaspettata che trasforma il paesaggio e all'interno del quale le nostre leggi sono da costruire ogni volta e dove non c'è adeguatezza a regole costituite in anticipo. In questo senso la rottura sacra è distanziatrice. Nel discorso magico la gerarchia dei valori rimane la stessa, mentre nel dominio del sacro i valori sono trasformati. In questo senso il sacro non deve forzatamente essere identificato con il soprannaturale, ma con qualcosa che arriva da un altro luogo, un luogo lontano, che qui è figurativizzato nella lontananza delle galassie e che decide per noi dell'orientazione della nostra vita. Per concludere, sono le 14:47, per concludere direi che anche se non esplicitamente menzionata, l'autobiografia è stata costantemente presente nel nostro percorso. Per quanto riguarda Barthes e la camera chiara, la riflessione di Barthes sulla fotografia non nasce da una caratterizzazione né da una categorizzazione delle diverse pratiche fotografiche, ma da un'esperienza autobiografica raccontata nel testo, da intendersi come diario intimo, la camera chiara come diario intimo, che racconta un'illuminazione data dal ritrovamento di una fotografia. Questa illuminazione tutta intima innerva quella che è stata letta, con mio dispiacere, come una teoria generale della fotografia. Sono spiegata su questa questione in diversi scritti, fra cui Semiotica della fotografia. Nel caso delle sedute spiritiche si tratta di un soggetto che vuole far tornare una persona amata, farla riaffiorare nella propria vita, reintegrarla. In questo senso la foto spiritica ci rivela la visione intima di chi evoca lo spirito e mette questo spirito sotto i nostri occhi, gli occhi degli spettatori, all'interno di un dialogo mediato da questa presenza. Si tratta di una visione condivisa, come nelle visioni mistiche in pittura. Nel caso della condizione umana di Michaels non si tratta più di un dialogo, di porsi sullo stesso piano, dopo un primo rivolgersi a noi dell'uomo sulla piattaforma della metropolitana. A partire da questa immagine, ogni dialogo è interrotto, perché qualcosa di incommensurabile ne ha preso il posto, si è interposto. E si tratta, in un certo senso, di una narrazione impersonale di ciò che ci riguarda intimamente, in quanto uomini, una biografia della condizione umana, dove l'assunzione enunciativa del soggetto umano è di bassa intensità, perché l'iniziativa viene dalla lontananza e dall'incommensurabile. In questo intervento, e chiudo, ho tentato di mostrare non solo come l'immagine, benché fissa, possa innescare una scoperta di sé e una presa di coscienza che si sviluppa poi in proposte interpretative di un medium, come nel caso di Barthes, ma anche che la fotografia può essa stessa supportare e sviluppare un dialogo intimo con l'osservatore, rivolgendosi a lui in prima e in terza persona. Mille grazie agli ascoltatori. Grazie mille Maria Giulia.
Grazie per questo ricchissimo intervento, a parte appunto anche per averci presentato questa bellissima sequenza sulla condizione umana che personalmente non conoscevo, ma mi sembra veramente molto, molto di impatto, molto bella e molto interessante. Poi per le tue riflessioni sull'aura e anche per le riflessioni generali sul sacro, che insomma penso che possano assolutamente interessare in questa sede, dato che parliamo di semiotica delle culture religiose, quindi ci sono assolutamente d'aiuto e sono importanti. Passerei adesso la parola a Anna Varalli, che è una storica dell'arte, che si è laureata presso l'Accademia di Belle Arti di Brera con una tesi sulla Donatio pro anima nella società medievale, sulla rappresentazione di Ariberto da Intimiano in veste di donatore, e la sua relatrice è stata la professoressa Martina Corniati. Adesso Anna è dottoranda in semiotica presso l'Università di Palermo. Oggi ci presenta un intervento intitolato Autobiografia e rappresentazione della santità femminile tardo-medievale. Anna, Condivido il PowerPoint. perfetto, grazie. Dovrebbe vedersi adesso. Sì, si vedono le slide, perfetto. Ok. Allora, prima di tutto volevo ringraziare Jenny Ponzo e Magdalena Maria Cubas per l'organizzazione di questo seminario e la possibilità di parteciparvici. Quando ho iniziato le mie ricerche per preparare questo intervento, mi sono voluta concentrare sulla rappresentazione della santità femminile tardo-medievale perché è stato il mio campo di studio negli ultimi anni e in particolare mi sono poi concentrata sulla figura di Santa Margherita la Cortona. Mi sono anche imbattuta in quella che è la leggenda della vita e dei miracoli di Santa Margherita la Cortona, scritta da Fra Giunta di Bevignate o Bevignati, che era un frate francescano che per alcuni anni è stato il confessore e direttore spirituale di Margherita la Cortona. Infatti, fra 200 e 300 sono soprattutto francescani e domenicani che danno spazio all'esprimersi dell'autobiografia femminile, in particolare questo testo ne è un esempio. La leggenda di Bevignate è una narrazione molto attenta alla partitura delle scene, alla scansione temporale e si presta molto bene come fonte per quelle opere medievali che erano già diffuse a partire dall'inizio del XIII secolo come la tavola geografica. E infatti, presso il Museo Diocesano di Cortona è conservata questa tavola geografica di ambito senese che rappresenta Santa Margherita la Cortona e le storie della sua vita. È databile tra proprio gli ultimi anni del XIII secolo e i primissimi del XIV secolo. È molto probabile che questa tavola fosse stata appesa vicino al primo luogo di sepoltura di Margherita. Infatti, quando Margherita muore nel 1297, il suo corpo, leggiamo dalla leggenda, viene prima imbalsamato, poi avvolto in un tessuto color porpora e messo in una cassa di legno che inizialmente viene lasciata aperta. Solo dopo qualche mese verrà chiusa e protetta anche da una grata di ferro. Quindi si rende necessario proprio la necessità di un surrogato visivo nel momento in cui il corpo della santa viene tolto alla vista. Quindi questa tavola è probabile che svolgesse questa funzione, la funzione di mostrare ciò che adesso invece era nascosto. La scena della vita e dei miracoli sono in tutto nove e scusate, il dipinto si compone di due nuclei narrativi, quello centrale con la figura di Margherita e poi quelle scene che le fanno da contorno che appunto rappresentano alcuni avvenimenti importanti al fine della narrazione della vita e dei miracoli di Margherita.
la lettura si svolge dall'alto verso il basso, prima nella fascia sinistra, poi in quella destra e infine nella fascia inferiore. Le scene della vita sono in tutto 9 e ripercorrono cronologicamente più o meno la vita di Margherita nelle sue tappe principali. La prima scena è l'arrivo a Cortona di Margherita e la presentazione al convento dei Francescani. Infatti Margherita arriva a Cortona dopo la morte del suo compagno, che era un nobile di Montepulciano di nome Arsenio probabilmente, perché viene cacciata insieme al figlio dalla famiglia di lui. Viene cacciata quindi da palazzo, Margherita decide di tornare alla casa del padre che aveva lasciato quando era poco più che bambina, ma anche qui non viene riaccolta. Decide quindi di prendere e andare a Cortona, dove viene inizialmente ospitata da due nobildonne e poi pian piano verrà in contatto con la comunità dei Francescani. La seconda scena invece segna l'inizio della vita religiosa di Margherita ed è il taglio dei capelli e la consegna del velo del terzo ordine. Da qui in poi si susseguono alcune scene appunto relative alla vita, in particolare il momento in cui Margherita si ritira in una cella e consegna tutti i suoi beni, tra cui gli abiti, ai poveri e quindi si copre di una stuoia che utilizzava per dormire. Poi abbiamo due scene della lotta della santa contro le tentazioni del diavolo, la remissione dei peccati da parte di Gesù e per intercessione di Francesco, Margherita che riceve l'Eucarestia e poi una visione, la visione di Cristo che tiene per mano la Maria Maddalena e entrambi mostrano il trono, il posto riservato a Margherita in paradiso. A conclusione di questo ciclo narrativo c'è la rappresentazione del feretro di Margherita tra i santi Domenico e Francesco e un gruppo di malati e infermi che pregano per la loro guarigione. Purtroppo questa è la scena un po' più malmessa, infatti la figura di Francesco che sarebbe qui a destra non è più visibile e le figure degli infermi invece sono solo delle sagome. Sul feretro è presente questa iscrizione che cita Santa Margherita, moglie devota. Le scene della vita è molto interessante metterle a confronto con la leggenda di Giunta, perché appunto potrebbe essere la fonte più vicina, ma ci si rende conto che non vi è una corrispondenza completa. Infatti è molto probabile che l'autore della tavola avesse modo di confrontarsi direttamente con i direttori spirituali di Margherita, che sono Fra Giunta e poi successivamente Badia Venturi quando Giunta viene trasferita a Siena, o che comunque questi due abbiano avuto modo di suggerire all'autore i soggetti per le scene. Dobbiamo comunque tenere conto che la leggenda non era ancora stata terminata al momento della morte di Margherita nel 1297 ed è per questo non è possibile quindi seguire una rispondenza puntuale tra il testo e la sua traduzione visiva, quello che Jacobson definisce traduzione intersemiotica o trasmutazione. Infatti sia le scene della lotta contro il diavolo sia in particolare la visione di Cristo e della Maddalena condensano nella stessa rappresentazione più eventi che si possono leggere, più momenti che si leggono all'interno della leggenda. In particolare vi ho portato l'esempio della visione di Cristo. Noi leggendo il testo ci rendiamo conto che Margherita ebbe 3 visioni, ma che nessuna delle 3 coinvolge insieme sia la figura di Cristo che della Maddalena. In una prima visione Margherita vede Gesù Cristo che le dice che lei avrà questo posto in paradiso. In una seconda visione Margherita vede la Maddalena con un vestito lavorato d'argento e che indossa questa corona intessuta di gemme preziose, una corona che effettivamente era visibile prima del restauro degli anni Ottanta.
E infine una terza visione in cui Cristo dice a Margherita che la Maddalena è stata accolta nei cori delle vergini ed e viene solo dopo Maria Vergi, la Vergine Maria e la martire Caterina. Infatti, anche se andiamo a vedere anche le scene dei miracoli, effettivamente nella tavola non sono presenti miracoli specifici, proprio perché la leggenda è stata scritta dopo la morte è stata conclusa dopo la morte di Margherita, e in particolare tutti i miracoli sono stati raccolti nell'ultimo capitolo. Quindi è molto probabile che non fossero ancora stati raccolti nel momento in cui è stata realizzata questa tavola. Di conseguenza possiamo datare la tavola quasi con precisione in quell'arco di anni che vanno dal 1297, cioè la morte di Margherita, e poi il 1308, quando avviene l'approvazione ufficiale della leggenda da parte del cardinale Napoleone Rossini. La scena del feretro di Margherita, a confronto con la figura della santa, la figura centrale, ci offre una lettura, più approfondita della tavola. La santa al centro del dipinto è rappresentata nel suo abito religioso, che si compone di questo abito a quadri che è tipico delle terziarie, della penitente, il velo bianco e il mantello scuro delle terziarie, guanti bianchi. E regge tra le mani il filo del Pater Noster. Inoltre, sulla vita ha questa corda con questa cintura a nodi, che però diventa effettivamente parte dell'abbigliamento del terziario solo a partire dal 1396. La santa è rappresentata appunto con l'aureola, che in verità dalla foto non si vede, ma è in rilievo. Ed è ripresa frontalmente, in piedi, davanti a un tessuto riccamente decorato di color rosso, che viene scostato da due figure in volo, che sono due angeli reggi cortina, un motivo che si diffonde molto rapidamente dalla seconda metà del XIII secolo. L'ultimo episodio invece della vita di Margherita, come abbiamo già detto, vediamo il feretro e il corpo di Margherita senza, sdraiato sopra il feretro, e sempre Margherita vestita con gli stessi abiti della religiosa. Quindi, su questo asse verticale che occupa per intero la fascia centrale della tavola, troviamo la stessa figura rappresentata due volte e in due stati diversi, da una parte in posizione verticale e con gli occhi aperti, e quindi possiamo dire viva. Invece dall'altra abbiamo la santa in posizione orizzontale e ormai senza vita. La figura in basso è molto probabilmente la rappresentazione della prima collocazione del corpo della santa dopo la morte, quindi quando viene imbalsamata e avvolta nel tessuto color porpora e posta nella cassa aperta. Quindi possiamo definirla la rappresentazione di un evento reale o comunque di un ricordo che è ancora vivo in quel momento. La figura al centro invece sembra essere lontana da questo evento funesto, infatti Margherita è in piedi e con lo sguardo rivolto dritto allo spettatore, in un imbragliage che è tipico di questa modalità di rappresentazione iconica, quasi a interrogare lo spettatore, il fedele, sulla condotta della sua vita. Presenta tuttavia un elemento che la ricollega alla figura a sotto i suoi piedi, cioè il tessuto rosso, quel tessuto in cui era stato avvolto il corpo di Margherita. Tra lo sguardo di Margherita e quello dello spettatore si stabilisce una simmetria, quella che Calabrese chiamerebbe una simmetria. Infatti Margherita guarda e vuole essere guardata a sua volta, mentre lo spettatore vuole essere guardato, desidera essere guardato dalla santa e a sua volta può guardarla. Il voler essere guardato di Margherita e il poter guardare dello spettatore è reso possibile solo grazie alle figure dei due angeli, Reggi Cortina, che sono gli attanti informatori che ci mostrano effettivamente cosa va guardato. Ma davanti a questa tavola che cosa sta vedendo lo spettatore? Cioè a che cosa sta partecipando con questo scambio di sguardi?
Data la compresenza nella figura centrale di elementi che indicano una Margherita che è viva, ma anche di elementi che rimandano alla morte della santa, cioè quel tessuto rosso, potremmo dire che siamo di fronte a una visione. Infatti Margherita è rappresentata come non morta dopo la vita. La raffigurazione della figura centrale va quindi a negare lo stato di morte della santa rappresentato al di sotto. In questa visione in cui il tempo e lo spazio non hanno misura, lo spettatore quindi partecipa attivamente alla contemplazione del corpo della santa, ieri come oggi. Mi sono concentrata anche su un'altra rappresentazione di Margherita, quella che compare nel suo monumento funebre, che è databile agli anni 20 e 30 del XIV secolo, sempre di scuola senese, e si trova nella Basilica di Santa Margherita a Cortona. È probabilmente uno dei più antichi esempi che ci sono pervenuti di ritratto sepolcrale di un santo, proprio perché nel primo quarto del XIV secolo i ritratti erano riservati più che altro a prelati o potenti laici, come ad esempio il monumento funebre di Margherita di Lussemburgo, realizzato da Giovanni Pisano tra il 1313 e il 1314. Quindi sembra che non ci fossero ritratti di santi e soprattutto di santi locali, come nel caso di Margherita. L'inserimento del ritratto in questo monumento è l'incontro tra il corpo incorrotto della santa con i pellegrini, in particolare con il suo popolo, il popolo di Cortona. La scultura ci mostra il corpo di Margherita sdraiato sopra il feretro. Un feretro che anche in questo caso è decorato con scene della vita e dei miracoli. E in particolare abbiamo in questo caso dei miracoli specifici, come il fanciullo posseduto e esorcizzato presso la tomba. Anche in questo caso sono presenti gli angeli Reggi Cortina, che ci mostrano, scostando la tenda, ci mostrano qualcosa. Che non è più la visione che abbiamo trovato nella tavola geografica, bensì il corpo di Margherita, cosa sottolineata dal fatto che questi angeli stanno reggendo con l'altra mano proprio il coperchio della cassa, quella cassa che è stata posta in un certo momento sotto questo monumento funebre. Quindi il corpo della santa era presente effettivamente, ma era nascosto alla vista, e gli angeli, attraverso questo gesto che è molto potente, mostrano al pellegrino in preghiera il corpo della santa. Al contrario, la tavola geografica ci rappresenta l'immagine di qualcosa che non c'è, o perlomeno non c'è più, cioè la Margherita vivente. E che il pellegrino invece desidera ardentemente vedere, desidera incontrare in qualche modo. Questo incontro però può avvenire solo tramite quella visione che si pone tra il mondo del terreno e il mondo del divino. Quindi, tirando un po' le fila di questo discorso, sia la tavola geografica che il monumento funebre lavorano in questa direzione solo in virtù della loro vicinanza, della loro contiguità alla reliquia del corpo di Margherita da Cortona. Il pellegrino, quindi, al cospetto della tomba della santa e al cospetto dei resti sacri, faceva esperienza, potremmo dire, di tre manifestazioni della santa. Da una parte il suo corpo incorrotto ma non accessibile. Dall'altra la raffigurazione delle sue spoglie nel monumento funebre, e infine l'immagine dell'incontro tra la sfera dell'umano e la sfera del divino nella tavola agiografica. Il corpo di Margherita era visibile solo in momenti specifici, in occasioni speciali. Quando venivano rimossi dei pannelli di legno dalla cassa che conteneva il corpo,
ma rimaneva comunque coperto, non coperto, comunque protetto, potremmo dire, da una gratta di ferro. Anche nel caso in cui Margherita, il corpo di Margherita viene traslato tra il XIX e il XX secolo sull'altare maggiore della chiesa, viene posto in una nuova urna di vetro di ferro dorato, comunque protetto da una grata. Infatti vengono mantenuti proprio due livelli di protezione alla vista del pellegrino. Da una parte c'è una cornice che contiene questo velo formato da due tendine, e poi invece abbiamo la grata di ferro a maglie molto larghe. Rimane quindi presente un sistema di dispositivi che si frappone tra il pellegrino e la santa e la reliquia, e quindi si pone questa distanza tra i due. Ecco allora che, come un tempo, ancora oggi, nei giorni di festa, in particolare la festa di Margherita cade il 22 febbraio, questa distanza si assottiglia sempre di più. Infatti durante la cerimonia ci sono dei paggi che con tre chiavi diverse vanno a rimuovere uno dopo l'altro questi dispositivi. Prima rimuovono la cornice con il velo, poi rimuovono la grata, ed effettivamente rimane solo il vetro per una condizione di conservazione del corpo. E quindi in questa celebrazione è come se Margherita tornasse ogni anno tra i suoi concittadini, come succedeva per le vie del borgo quasi 800 anni fa. Forse sono andata un po' troppo veloce, vi ringrazio per l'attenzione, rimango a disposizione se ci sono delle domande.